La Triestina 2014-2015 avrà il suo bomber, ma non sarà Denis Godias. La nuova dirigenza insediatasi da pochi giorni aveva esternato in fase di presentazione di voler riportare in alabardato l'ariete di Medea e con lui anche altri ragazzi come Zetto Episcopo, il tutto per arricchire la rosa attuale di alcuni elementi di spessore tecnico e caratteriale. Un primo colloquio con Godias c'è stato, con un arrivederci rimandato di qualche ora, contando che di mezzo c'è stato Ferragosto. Sono passate poi le ore e nel frattempo il giocatore ha fatto le sue riflessioni, che lo hanno portato alla decisione di non far parte del nuovo progetto della Triestina. Denis ha sempre manifestato il desiderio di chiudere la carriera con l'Unione, ma gli eventi dell'ultima stagione, che hanno tormentato tutto l'ambiente, da giocatori a tifosi, passando per lo staff, hanno pesato molto. Arrivato ad agosto scorso, fra l'euforia di alcuni e lo scetticismo di altri, ha saputo prendere per mano la squadra, guidandola con la fascia di capitano al braccio, anche grazie ai suoi 17 gol in campionato, alla salvezza della squadra. Ci ha messo la faccia quando serviva, ha coperto ed aiutato i giovani che per la prima volta vivevano un palcoscenico come il Rocco, ha sopportato le promesse mai mantenute da qualcuno, ha saputo aspettare a lungo dando la prelazione ai colori di Trieste. Adesso però non ci sono più le condizioni affinché lui possa rivestire la maglia rosso alabardata. A quasi 40 anni Godias ha ancora voglia di calcio però, infatti con tutta probabilità continuerà a calcare i campi giocando per il Monfalcone nel prossimo campionato di eccellenza, una scelta che lo fa restare vicino a casa e che non lo farà scontrare con la Triestina, quell'odio e amore che ha caratterizzato una parte della sua vita sportiva e non.